Buonasera a tutti, oggi cucino io, visto che papino non è capace, la mamma neanche, cucino io. Oggi Chef Eddy propone. Cosa propone? Carotine crude? Buonasera. Siamo a Natale, non a Natale. Ah, ok. Quindi c'è il cappellino da Babbo Natale. Un po' piccolo. È piccolo, è della mia misura. Non si toglie più. Ma sei Francesco, serio? posso... È arrivato Eddy in soccorso. Tutto ok, Mi tutto si era ok. impastato, non riuscivo a toglierlo qua, si era Tutto ok, bloccato. l'hai salvato. Comunque, buonasera, a parte fare gli scemi, che Buonasera, come al tanto... solito. Non è vero. Sì, è vero. Oggi doveva uscire la video ricetta degli involtini di Verza. Ma siccome fa freddo, perché avete visto dagli shorts che ha nevicato e fa Sta veramente freddo, non lo nevicando. so, adesso Sta mi sembra ancora, che... sta facendo pioggia, mi Sì, sta neve ok. adesso. Fa veramente freddo, è tutto il giorno che la supa sta andando, non a palla, ma fa veramente freddo. Abbiamo deciso di mangiarci qualcosina Così, rovinato. di un pochettino coccoloso, un po' più caldo. E quindi abbiamo deciso di fare una, perché lei gli piace. È una cosa È che gli ho buonissimo. scoperto, gli ho fatto conoscere io. Ed è un piatto che oggi noi dobbiamo ancora decidere se farlo diventare un piatto unico, però è di non fare le finte. Oh, dai, 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 dai! Non sappiamo ancora se farlo diventare un piatto unico o comunque un po' più completo e aggiungeremo poi magari del riso Beh, o riso, delle un pochino di patate. riso se Sì, sto dicendo, o ci lo aggiungiamo le patate, quello detto, o Ah! il riso. Lo completiamo un po' di più dal normale, mettendoci anche dei fagioli. Però Ok. questo qua nasce come contorno, che è semplicissimo, è fatto con cipolle, due cipolle, ma anche tre volendo. Sono due Non cipolle. c'è la carotina. E poi ho preso della bietola. Io le chiamo No. delle coste di bietola, perché proprio prendo tutta la foglia Sì, intera. si chiama bietola costa, questa qua è bella grande. Sì, e Ecco. io in questo caso ho preso, essendo un po' i grandi, ne ho prese 6. Ne ho prese 6, però vabbè, volendo potete farne anche una intera. Volendo si può fare anche con le erbette, però io l'ho sempre fatta con le bietole. Praticamente ho preso la ricetta che mia mamma È un po' tua. fa per fare il ripieno della torta verde. Ovviamente senza riso, e ci ho aggiunto qualcosina per insaporire, che in questo caso saranno le olive. Sarebbe meglio quelle taggiasche, però io ho dimenticato di comprare, cioè con le olive nere, olive verdi. In questo caso metterò le olive nere perché c'è tutto verde. E alla fine ci metterò, se ce ne abbiamo ancora, perché non mi ricordo, uno o due pomodori secchi tagliati sottili, ce li metto all'ultimo giusto da dare un po' di Sì, profumo ce li e abbiamo. di gusto. Ok? Così fatta, così con la cipolla è buona. No! È un ottimo contorno. Certo, se non vi piace la cipolla, vabbè, fate solo qua, metteci uno spicchio d'aglio, però non è la stessa cosa, eh? Non è proprio la stessa cosa. Poi, se volete, potete farlo un po' più asciutto, un po' più brodoso, ok? E sono buoni in entrambi i casi. Poi dipende se lo volete accompagnare come oggi. Noi lo accompagneremo magari con del riso. Hai detto che volevi il riso, allora magari lo lasciamo leggermente più brodoso, ma non troppo. Se invece volete fare la torta verde, basta tirarlo bene, quindi vuol dire toglierci tutta l'acqua. Sì. Vogliamo provare un po' i piselli? Si aggiungono i piselli in cottura lì insieme al per cuocere. Poi si mette il riso qualche minuto a cuocere. Se mangiate il formaggio e tutto, metteteci il parmigiano, una grattugiata di pepe, un pochettino di noce moscata, almeno per come la fa mia mamma, eh.
Mia mamma ci mette anche le uova, sì, ci mette anche le uova, io non ce le metto perché giustamente essendo vegano non le mangio. E fate poi la pasta per fare la torta verde. Adesso noi abbiamo due cipolle lì, aggiungiamo l'olio, le facciamo soffriggere, adesso poi le mette lei là, io intanto vado avanti a tagliare questo. E basta. Poi decideremo all'ultimo se metterci i cannellini, i banchi di Spagna, i borlotti, i rossi. O se ce l'avete potete metterci anche il tofu, non morire. Metto Metti a cuocere la cipolla. Poi è arrivato il momento di preparare le bietole. Ok? Noi non abbiamo un tagliere bello grosso. E quindi andiamo per gradi. Ho tolto la parte bianca che useremo lo stesso, poi la taglieremo lo stesso. E adesso qua, che se si vede, taglio tutto non troppo spesso, ma neanche sottilissimo, ok? Perché comunque a noi piace che si sente. Ok, dovrà venire alla fine, verranno così. Ok. E aggiungeremo quando la cipolla si sarà un pochettino appassita. Non deve essere rosolata bene, ma deve essere solo un pochettino appassita. Sono viva. I gambi delle bietole sono buoni fatti al forno a strati con la besciamella oppure tagliati a bastoncini, impanati e Questo qua invece fritti. lo tagliamo un pochettino più sottile. Io mi ricordo che mia mamma le faceva bollite. Questo è come tagliamo il coso, il gambo, e così tagliamo. Vedete che sono un pochettino più sottili? Vai, scusami. Poi le mangiavamo condite con il limone. E a me piaceva un sacco la parte del gambo con il limone sopra, mi piaceva veramente tanto. Io me l'ho sempre fatta gratinate o con la besciamella e il formaggio, o anche semplicemente con formaggio e pane grattugiato nel forno e basta. E comunque sai, mia mamma è tutto così, cioè, non è che Se fai bollire qualcosa ti fa l'esorcista, chiama un no, esorcista. lei gli piaceva il bollito, però il bollito era semplicemente, a parte magari la minestra che anche lì però c'era il soffritto, faceva le classiche verdure bollite con cerca di giustare da seduto e le faceva, ma insieme alla carne del bollito e basta. Quando fai il brodo. Basta, quello era bollito. Poi il resto deve essere tutto da buona calabrese, diciamo tutto fritto o quasi. C'era un goccio d'acqua, me lo sono tirato sui pantaloni. Ma te la camera è calda, vero? Caldissimo, lo vuoi provare? Com'è suscettibile al freddo, mi amo così. E all'umidità. Pesano le ossa, poi mi prendo le artriti, le artrosi, quelle robe lì, come si chiamano? Le prendi con i punti? No, io non ce l'ho la tessera fedeltà per l'ospedale. No. No, non l'hanno fatta perché non vado abbastanza volte. Possiamo rimediare, No, grazie. ti rompo una gamba. Poi No. appena guarisci un braccio andiamo avanti, ti infilo una matita su per il naso come ha fatto Homer. No. Sicura? Preferisco restare senza tessera. Scusatemi, se ogni tanto mi viene da tossire. Vabbè, noi comunque andiamo avanti tanto per farvi vedere tutto questo qua, niente, vi faccio vedere poi quando lo tagliate tutte. Ci vediamo dopo. Yeah! Dopo. Oh, pa, 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 no. Mi raccomando, fai così, perché se sì, così siamo tristi. Grazie. Io non ce l'ho, neanche mi passa la testa, Ci inquietante così,
Ci manca la luce. Buonasera. Arrivo a 20, Andy, c'ho paura. Chi sei tu? Adesso ti attacca. Torna papino. No, devi togliere. È torna papino. Ciao! Basta, papino. La cipolla a posto e adesso mettiamo le nostre coste. Sembrano tante, però tanto lo sapete che questo tipo di verdure sembra tanta mano, eh? non serve ad altri allegria perché poi ti rattrista di brutto. Sì. Questo piatto mia moglie non lo sa perché lei non gliel'ho mai fatto. Lo si può fare anche con le cime di rapa. Cosa aspetti? Che il prezzo delle cime di rapa torni un po' abbordabile. Apriamo una raccolta fondi per comprare i cimi di rapa. Sì, poveri cristi, devono vendersi la casa per comprare. Non so dalle vostre parti, ma qua da noi costano quasi 4 euro. Sembra 3 No, euro. erano 2,48 ieri in realtà, 1,48 euro. però erano bruttissime. Visto, sembrano tante. Adesso le lasciamo un attimino così perché non si riesce a mescolarle. Si mette subito il sale. Il coperchio per qualche istante, poi tra un po' mescoleremo. Voilà. Adesso sono un pochettino calate e se non hanno fatto tanta acquetta, per farle cuocere mettiamo un pochettino di acqua. La solita mescolata e ricopriamo e facciamo cuocere per almeno, io penso almeno 20 minuti, però poi controlliamo perché è un po' che non lo faccio questo piatto. Voilà, sono passati 20 minuti, visto l'acqua è finita, si è asciugata, quindi aggiungiamo un goccettino. Ci diamo una bella mescolata, è normale, un pochettino si attacca sotto la cipolla, però va benissimo. Comunque, adesso si è bella ammorbidita, quindi è arrivato il momento di mettere le olive. Se avete olive taggiasche, ne mettete 2-3 cucchiai a seconda del vostro piacere. Io ho queste qua nere e quindi vado a sentimento così, più o meno ci ho messo mezzo barattolo. No, adesso è mezzo barattolo. Si mescola. Quelle taggiasche sono meglio, però anche queste qua possono andare bene, dai, potete mettere anche quelle verdi se volete. Poi si aggiungono già i pomodori secchi che io ho appena tagliato, questi qua erano quelli sott'olio. Se volete potete, invece di usare l'olio di oliva, potete usare l'olio dei pomodori secchi anche. Andrà a dare ancora un po' più di sapore alle verdure. Ok? Si mescola. Ok? E adesso già subito noi aggiungiamo i cannellini. Noi abbiamo scelto i cannellini, che avevamo dei cannellini in scatola. Li aggiungiamo e così. Visto che mia moglie laggiù lo vedete, ha messo a bollire del riso basmati, lo possiamo accompagnare con il riso basmati. Ok? In alternativa potete anche, se avete del buon pane casereccio, accompagnarlo con quello, perché guardate qua che spettacolo di colori e non sentite l'odore. Adesso, visto che l'acqua si è asciugata, aggiungiamo ancora un pochettino di acqua perché comunque devono cuocersi un pochettino, insaporirsi.
mettiamo il coperchio e facciamo cuocere a fuoco un pochettino più basso per una decina di minuti. Dopo 10 minuti, questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere. C'è un pochettino di acqua. Si vede? Ma non troppa. Quella lì andrà poi a aromatizzare un pochettino il nostro riso basmati. Guarda, adesso non ci resta che mangiare, che è la cosa che ci viene meglio di tutti, eh. Non so se l'avete notato dal canale, ma è la cosa che ci viene meglio di tutti. È una cosa, ma c'è un odore pazzesco. Addirittura, che servizio. Ho paura che non te lo faccio più. Poi lo stai facendo per cercare di convincermi di farti la stessa cosa con quella delle cime di rapa, vero? No, ah, non mi serve, tanto al massimo lo dicono loro nei commenti e lo devi fare per forza. Cos'è questo ritratto? È una collaborazione. E io cosa ci guadagno nella Niente, poi collaborazione? mangi quello che consiglio. Quello che fa le cose di solito nelle collaborazioni ci guadagna. Allora, collaborazione tra me e loro, quindi io ci guadagno. Che E allora consigli? fatelo tu! Vabbè, No. facciamo perdere. Questo qua è il risultato, se lo accompagnate con il riso basmati. Ok? Potete anche farlo, se volete mangiare una cosa unica, al di là del pane casereccio, come ho detto prima, potete metterci magari le patate dentro in cottura e avete una cosa unica. Verdura, non è proprio una verdura stufata, però. Certo, con l'oliva taggiasca è meglio, eh. Sì, Queste ma l'hai qua le detto tipo sono. Ti 5 volte. ho detto che con l'oliva taggiasca è meglio. Prendete quei vasettini di oliva taggiasca sott'olio che si trovano praticamente ovunque. Quelle sono buone. Poi l'olio lo potete riutilizzare per altre cose che sa di olive. Perché l'olio delle olive, l'olio non sa di olive, ma l'olio delle olive sa di olive. Tanto che non tiravo fuori questa perla di saggezza. Mi adottate? No. Cucino. Troppo sporca, lo dico. Che palle per ogni volta di sta cosa qua. Che porca. Con quella è sporca. Io E poi pulisco. no. Meno perché io cucino tutto nei mini pentolini. Si deve fare anche quando fa anche l'insalata. Una bagonata così, metti una ciotolina così, poi, ma cade tutta di fuori. Perché le cose piccole si sporcano, cioè se poi lavandino Sì, me lo ma a volte se pieno. c'è una cosa che fa una dimensione, ci vuole quella dimensione, non puoi, cioè, Lo dici tu? dico io. La nostra prima casa è piccola, molto piccola, però a Natale ce l'abbiamo festeggiato con i tuoi, eravamo in 12. Cosa c'entra sta cosa? Abbiamo infilato Non tante puoi mettere cose un in una chilo, stanza non piccola. puoi mettere un chilo di insalata in una ciotola così. A Maria. meno che non la prendi intera, ce l'appoggi dentro così. Ma se la tagli non ci sta. Io ce la faccio stare. Se la frulli. No, poi mescolo piano No. piano. Sì. Il giorno dopo siete ancora lì a guardare che ci mette una fame pazzesca ed è ancora lì che sta mescolando. Poi gli cade un pezzo se lo mangia, cade un altro pezzo se lo mangia. Tu sei lì a guardare giù. Tu stai mescolando, stai mangiando io. Vabbè, quello che cade cosa devo fare? Buttarlo? No, però se usi un contenitore più corretto, ne mangio anche io. Quindi il problema è quello. Ho torto. Cioè, adesso seriamente. Esempio l'insalata. Sta nevicando. Meglio. Ciotola piccola, tanta insalata. Caldi fuori, le mangio. Quando arriva a avere il livello giusto, si siede a tavola e le mangio ancora. Porca miseria, ti sei mangiata già tutta l'insalata che è caduta di fuori. E ancora vuoi anche la mia? Quella è mia allora a questo punto.
mica me ne cade così tanta. Un giorno ci faccio uno short. Basta dare... No, ma adesso sto imparando, uso quello grande, la ciotola grande. Non ne metto ancora di più. Vabbè, ma l'insalata si mangia. Oh, i fiocchettoni! Aspetta! Se fa tanto neve andiamo a giocare con la neve, io Eddie. Perché se no anche Eddie si è rifiutato di uscire sotto la neve. Mi hai tradito. Comunque, ricapitolando. Per questa ricetta nasce come contorno. E nasce con le cipolle, ci sarebbe anche l'aglio e le bietole. Fatte andare così come ho fatto vedere, è un contorno. Volendo si possono aggiungere anche i fagioli, come abbiamo fatto noi. Secondo noi ci sono da Dio i cannellini, perché sono più neutri, non vanno a coprire il gusto della bietola. E stanno benissimo. In alternativa potete usare il tofu o anche i ceci o i borlotti o i fagioli rossi, quello che volete voi. Comunque una fonte proteica. E eventualmente per chi non mangia carne si può mettere il pollo. Si allora, mangia? Sì, scusate, chi mangia carne? Ma chi no, mangia carne? Però fagioli. Secondo noi che fagioli, anche noi quando mangiamo carne, quando facciamo così, facciamo quei fagioli, perché secondo me è cosiddetto la morte sua. Ok? E volendo potete usare, come ho detto prima, al posto dell'olio normale, l'olio dei pomodori secchi o delle olive taggiasche. O delle olive taggiasche, forse delle olive taggiasche è ancora meglio, no? Perché così l'olio dell'olive sa di olio, cosa che l'olio normale non sa di olive, no. E non sa neanche di olio. L'olio non sa di l'olio di oliva, non sa di oliva. Sa di olive? No, non sa di olive, però l'olio delle olive sa di olive. Quello sì, si è aromatizzato di olive. E basta, volendo, comunque poi le verdure potete anche sostituire. Anche la Catalogna ci può stare bene se non è quella troppo troppo amara. Beh, quella cimata non è tanto amara. Oppure anche le cime di rapa. Cosa che lei non ha ancora fatto assaggiare. Però non abbiamo veramente ancora addio. Mangiate le cime di rapa. Mangiate quelle selvatiche. In primavera. Sarebbe bello se nevicasse a Natale, vero? Beh, il primo anno che siamo venuti qua è nevicato a Capodanno. Il giorno di Natale è nevicato tutto il giorno, però era pioggia mista neve, non ha fatto niente. Poi il primo gennaio il 31 sera, il 1 gennaio ha nevicato tutta la notte, ha nevicato anche il 1. Noi siamo scesi giù di sotto, siamo andati a giocare con la neve con i cani. Ci siamo divertiti. sì, anche perché io riposavo dal lavoro, quindi andava bene. Noi, diciamo che noi quando siamo arrivati qua siamo stati accolti da un inverno molto rigido, ma veramente tanto rigido. Sì. Però avevamo tanta legna perché tu tornavi con 800 bancali ogni sera. Quindi. Adesso non c'è più, ma c'è una foto che sopra abbiamo caricato 8 bancali. No, 7 bancali sopra, 2 piccolini dentro e uno leggero grande dentro. Infatti se vi faccio vedere dentro la macchina, c'ho 2 buchi nella carrozzeria in alto, perché per farlo entrare ci ho spinto. Ogni tanto la carichiamo talmente tanto che è più alta i bancali che la macchina. Beh, ultimamente non lo sto facendo, perché quella cosa che io col mal di schiena non Non ce la riesco faccio, non ce la a fare, faccio. lei comunque non ce la fa. Per esempio, lasciamo anche tanti bancali pesanti e quindi li lasciamo. Però quando andavo a lavorare giù c'erano delle volte che portavo 6-7 bancali alla volta, poi incastrati, cercati di mettere per farne stare di più. Se vi capita mai di vedere una panda bianca con dei bancali Sono sopra, voi. siamo noi. No, adesso se ne vedo altri in giro, eh. Da quando abbiamo iniziato a prendere noi, sai quanta gente? Qua non c'era, quando siamo venuti noi qua non c'era nessuno che prendeva i bancali. No. Mi sembra che l'unico che lo faceva era il vecchietto che c'è all'inizio paese, quello con l'ape azzurro o nero, non mi ricordo. Beh, Boh. comunque quello lì che li prendeva e basta. Però ne prendeva C'erano pochi. tutti, no, che di qua, che di là, adesso tutti. Porca miseria. Qua c'era anche il compagno della nostra vicina che adesso si è trasferita. Ci va, no, ma i bancali cosa? Non scaldano, No. belin, non scaldano. La scocciatura vera è che comunque bruciano velocemente, quindi devi stare a metterli tanto. Però scaldano
sono a costo zero perché i bancari, quelli presi di fuori, Li sono a costo zero, buttano. li buttano. Adesso qua tutti, quando noi scendiamo non ce n'è più, non ce n'è più. Bisognerebbe scendere in estate, che in estate nessuno li prende, con un bel furgone, visto che nessuno li prende in estate, riempirlo e noi qua ci avremmo la legna. Noi quest'estate li abbiamo presi, però tante volte ce n'erano anche magari una decina e noi non ci C'erano anche riuscivamo. delle sculture, delle strutture intanto che. Noi non ci riuscivamo, quindi abbiamo dovuto lasciarli lì. Tutto perché non riesco a caricarli io, perché una volta li caricavo. Non te lo possiamo dare. Cookie, ma tu la troppa l'ha fatta, te l'ho data anche bella abbondante, eh. Poi abbiamo anche una bella notizia. Quello da cui compriamo la legna ci concede di andarci a caricare la legna, naturalmente pagando, non. Sì, Però però poca alla volta, invece di fare gli ordini di per forza 10 quintali o 5 quintali pagando un po' di più legna, andiamo a prenderci uno o due quintali, adesso poi vedremo. E, ce la carichiamo sulla macchina, ce la portiamo via subito, ma almeno non dobbiamo per forza prendere 5 quintali, anche perché poi qua avete visto nei video passati, ci avete visto lasciare in strada. bisogna fare veloce, ma poi economicamente pesa meno andare a prendere 20 euro alla volta piuttosto che fare una botta da E poi c'è da 100-200 dire anche una euro. cosa: ogni volta che noi abbiamo ordinato la legna, il giorno dopo, anche se non doveva piovere, pioveva. Perché l'ultima volta che mi ha fatto il video non doveva piovere, era solo nuvolo, ha cominciato a piovere. La volta prima è sceso il diluvio e non doveva La prima piovere. volta che l'abbiamo ordinata ce la siamo portata ed erano 10 quintali tutta sotto la pioggia. Poi abbiamo posato l'ultimo sacchetto, siamo entrati, ha smesso. All'inizio la stavamo portando bene sui bancari di qua, a un certo punto arrivavamo all'ingresso del cortile, la rovesciavamo, la lanciavamo dentro il cortile come Ce la facciamo capitava, più, eravamo zuppi. Poi e poi l'abbiamo coperta e poi appena è uscito il sole l'abbiamo sistemata. però finalmente possiamo prenderci anche poca legna alla volta. Sì, almeno anche in estate andiamo, quando, ogni volta che possiamo ci prendiamo 20 euro di legna e... Oh! Così almeno ci facciamo una bella scorta. Sì, anche perché lui comunque la vende sempre, anche in estate. Non è come alcuni che in estate l'accumulano e poi la cominciano a vendere da fine agosto. La vende anche lì e poi comunque costa meno. Perché mi ricordo quello che ho chiamato che mi ha chiesto 50 euro per il trasporto e a due passi. Quindi siamo più che contenti. Oggi è una bella giornata, ha cominciato a nevicare, quindi ci siamo coccolati con questo bel piatto di verdura. Beh, oggi a pranzo abbiamo mangiato le tagliatelle con ragù di funghi. Madò, erano pazzesche, vero? L'ha fatto lei, non l'ho fatto io. Sì, però quei funghi lì, cioè, sono super versatili. Pure con ragù sembrava quasi un ragù di carne, di quelle carni tipo che si sfilacciano, no? Sì. E Pazzesco. siccome ce l'hanno chiesta, poi la faremo la ricetta piano piano, bisogna andare a comprare di nuovo i funghi, non sempre ci sono, sapete, e non sempre si trovano nel bosco così. Soprattutto non sempre impacchettati perché comunque non è facile, no? Per la natura impacchettare i funghi. Sì, ci vuole l'impacchettatore. Adesso li abbiamo trovati impacchettati perché dopo le feste di Natale fanno sempre i pacchetti di Natale, quindi. Ridi. Scemi. Beh, siamo, ok, Sì, no, siamo. Loro dicono che ci vorrebbero come vicini di casa. Non ho capito se è perché siamo simpatici o perché cuciniamo cose buone. vabbè. Magari tutte e due. Tutte e due. Potremmo fare la tavolata qua nella bietta, no? E poi c'è la coda, man mano che la gente arriva, mangia, quando ha finito, esce dall'altra parte. Così. Esatto. Speriamo comunque di avergli fatto sorridere, perché sì, perché ci sta. Noi Sì, puntiamo gli ultimi principalmente a quello, possono. non tanto alla ricetta in sé, perché comunque le nostre ricette sono molto banali. Ma sì, alla fine il nostro è più intrattenimento che c'è. C'è anche la ricetta, lo spunto, ma alla fine è anche un po' una ricetta che ti intrattiene. Sì, diciamo che noi più che altro vogliamo tenere compagnia Aia! e di non puoi venire in braccio, dai. Noi vogliamo tenere compagnia, dare qualche spunto, ma non una ricetta proprio da prendere alla lettera, perché comunque sì, vi diamo anche le dosi su alcune cose,
Però noi principalmente, a parte il fatto che facciamo fatica a capire le dosi effettive, a meno che non è una pizza o un qualcosa che ci vuole proprio la dose. Perché cuciniamo a sentimento, no? Noi andiamo molto a naso, a sentimento, a pancia, come si dice, no? E quindi vediamo al momento se ci va a mettere un pochettino più di bietole, mettiamo un po' No! più di bietole, se ci vogliamo mettere pomodori secchi ci mettiamo, se non vogliamo non ci rimettiamo, cioè magari la ricetta noi la facciamo in 5 miliardi di modi, a volte la vogliamo più gustosa, più pesante, magari a volte molto più leggera, Però perché è leggera perché ho messo questa qua potete pochissimo anche non olio. mettere l'olio, metterci un Sì. goccettino d'acqua e vengono lo stesso, è molto più leggera e si potrebbe fare anche la versione salutare, che noi che è un po' che non facciamo più le ricette salutari, però questa fatta anche così potrebbe Cioè, essere questa è ricetta salutare, ma salutare. perché ci sono i pomodori sott'olio. Beh, Se invece di avessimo messo i mettere pomodori secchi, quelli non non sott'olio. sott'olio, poteva essere considerata Io sto salutare. guardando la neve, non ho una visione mistica, Che è la visione tranquilli. mistica della neve? La No, neve. perché vedo dei fiocconi che stanno cadendo. Io spero tanto che Adesso neviti poi ve li tutta la facciamo vedere. notte e che domani mattina sia tutto bianco. Ma spero anche io. Anche Mi fio se andare a per andare a giocare. prendere la macchina sarà bello difficile, io che vado in giro con No, le tu non ce la scarpelle fai andare a prendere la macchina. Ti fa dire che ti siedi e e scivolo. scivoli e basta. Tanto in discesa. Al massimo è di. Al massimo vado a fare compagnia a Simone. Sì, paghi Che dritto dritto a casa poi di mi porti una Simone. mela, mi tira una spallata e mi prende lui la Sì. mela. Vabbè, detto ciò, tutti Sì, divagazioni oggi oggi così. stasera giornata di serata di chiacchiere. Vi ringraziamo per aver visto il video. Speriamo che vi abbia strappato un sorriso. Prendetelo sempre come spunto questa ricetta qua. E mi spiace che dovevo uscire quell'altra ricetta, ma oggi eravamo stanchi, un po' presi anche dalla neve. Poi ieri è stato tutto un corri-corri, Intanto quindi domani si ricomincia col corri corri. Più domani più o meno anche. o meno. Più. Quindi più che Se meno. andiamo a prendere la linea sarà molto di più, dipende. Molto Se di più, ci molto di dice che più, molto di più. possiamo andare a prenderlo Io domani, sinceramente andrei mercoledì, però vabbè, siamo nella vediamo. caccola. Vabbè, ora vi salutiamo e il mio telefono si mette in silenzioso da solo. Forse ci sta dicendo di stare zitti. Non lo so, però comincia a avere paura perché comincia a fare. Sai quante volte lo metto in silenzioso, va in silenzioso, poi si toglie, poi in silenzioso, poi si Ma toglie. tra l'altro non sta neanche toccando la cosa, quindi boh, stavo sentendo tutto da solo. Sarà la bambina. No, dai, ancora questo bambino. Non lo so, però comunque ora seriamente vi salutiamo. Vi Sì. ringraziamo per aver visto il video. Se vi è piaciuto mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi, l'ha detto anche Eddie, perché sennò vi viene a trovare a casa, lui vi viene a cercare. E per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!